Ciao artista, bentornato e benvenuto su Artista Dentro. Oggi torniamo sull'argomento casting parlando di casting list, dopo la sigla. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere il video settimanale e i video bonus che escono qui su Artista Dentro. Tutti i giorni nuovi video shorts. Cercami sui social, mi trovi come Letizia Dispare sulla piattaforma Viola e attiva la community Artista Dentro. Ti aspetto e puoi vincere ogni mese una lezione completamente gratuita con me. Parliamo di casting list. Dove si trovano le casting list? Online e ti permettono di autocandidarti per un determinato ruolo. Di solito vengono inviate alle agenzie e agli agenti che poi rimanderanno in risposta ai profili attinenti alla ricerca inserita all'interno di questo documento. Perché ho deciso di creare questo video? Uno, per informarti dell'esistenza della casting list. Due, come utilizzare la casting list. Cosa più importante di tutte è attenersi scrupolosamente alle richieste della casting list. Non pensare, vabbè, io ho l'indirizzo email, mando il materiale anche se non è richiesto nessun profilo con le mie caratteristiche, ma magari vedendo la mia foto, il mio curriculum potrebbero chiamarmi. È una cosa che succede una volta su 10.000. Quindi rispettiamo rigorosamente le richieste. Se viene richiesto un profilo attoriale tra i 20 e i 30 anni, se la mia età scenica è 40-50, non mi posso candidare. Se viene richiesto un totale di 3 foto, figura intera, primo piano e mezzo busto, non posso inviare 10 foto. So che magari tu hai 10 scatti pazzeschi e vuoi farli vedere tutti, ma non è possibile. Ti consiglio di andare a vedere il video relativo al composite, in modo che tu possa crearne uno con 4, 3, 2 foto che preferisci, mandi quello super professionale, super compatto e super gradito. Se viene richiesto un video di presentazione, non puoi ometterlo. Se viene richiesto uno showreel, pena l'esclusione e quindi la non valutazione del tuo materiale, se non hai uno showreel, non ti puoi candidare. Vai a vedere il video relativo allo showreel in modo che tu possa essere sempre pronto e avere il tuo press kit pronto per tutte le occasioni, senza dover impazzire e dire: oh mio Dio, devo fare lo showreel, oh mio Dio, devo registrare il video di presentazione. Fai sì che gli addetti ai lavori ti trovino sempre pronto in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. Sembra scontato e superfluo, ma tantissime persone mandano materiale a caso. Non farlo per due ragioni: uno, non siete credibili; due, la vostra autocandidatura verrà immediatamente cestinata. Un altro argomento sul piatto: i casting director, le produzioni che valutano i profili, valutano centinaia di email, centinaia di profili, proprio per una questione di rispetto. Non vi candidate se non siete in linea con ciò che viene richiesto, e se siete in linea, attenetevi a quello che c'è scritto. Non sbulaccate, come si suol dire. Dall'altra parte c'è qualcuno che può pensare: vabbè, ma questo proprio non capisce niente. Ciao! Perché se non ci sei tu, ce ne sono altri 100 con le tue caratteristiche che potrebbero prendere il tuo posto. Quindi vai, se non l'hai ancora fatto, a vedere il video dedicato alle regole nel settore dello spettacolo. Io spero che questo video ti sia di aiuto e ti abbia chiarito le idee e ti abbia fatto conoscere un aspetto che magari non conoscevi o che sottovalutavi. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta, se hai dei suggerimenti o vuoi farmi delle domande, scrivimi nei commenti o cercami sui social Letizia Dispare e diffondi Artista Dentro. Il passaparola è super gradito e ogni tua interazione fa sì che i video possano essere visti da tante altre persone. Ti abbraccio forte e ti lascio con il mio motto: Live with passion always. Alla prossima. Ciao.